partita che ci serve anche per dimenticare questo schiaffo arrivato in settimana con la penalizzazione. Diciamo che noi sapevamo di incorrere in qualche sanzione e quindi diciamo, eravamo preparati, però poi materialmente quando arriva c'è un attimo di smarrimento, però i ragazzi l'hanno metabolizzato, quindi abbiamo preso coscienza della realtà, la partita in ogni caso la dobbiamo andare a giocare, la dobbiamo fare bene, indipendentemente dai punti, questo è un po'. Sarebbe stato comunque il nostro obiettivo, così come lo è quello dell'Andria. I ragazzi hanno metabolizzato questo fatto che è portato, per cui siamo competitivi sul piano mentale, sul piano tecnico, sul piano tattico, nonostante queste difficoltà e anche altre di altra natura, però c'è coscienza e devo dire che complessivamente la squadra sta bene, a parte alcuni che sono reduci da piccole problematiche, quando dico complessivamente, parlo di chi si è sempre allenato, proseguiamo, andiamo avanti. È la prima volta che giochiamo una partita fuori dalla zona playoff. È cambiato la nostra prospettiva in questo ultimo finale di stagione. Ma questo è difficile dirlo perché vediamo cosa succederà, ma non ha nessuna importanza essere fuori dai playoff, esserci dentro, perché anche a 3 giornate dalla fine la classifica si guarda poco, veramente poco, se non come riscontro di partite, di calendario, di avversari, eccetera. I conti si fanno alla fine. Noi speriamo di centrare quello che sarebbe un traguardo importante, prestigioso, al di là della penalizzazione, per cui queste 3 partite. Una alla volta avanti e accettiamo la sfida anche noi, così com'è, lo faranno gli altri, non è che c'è né pessimismo né negatività né siamo demoralizzati, l'ho già detto un po', lo sapevamo, è giusto il tempo che ti arriva, la scure e la digerisci, è stata digerita. Poniamo lo sguardo, l'attenzione su quello che deve essere, non su quello che è stato, perché poi francamente non ha neanche senso piangersi addosso oppure avere atteggiamenti negativi. A fine d'istante, che squadra ti Ma una buona squadra, una buonissima squadra, con dei giocatori di valore che ha fatto molto bene, che dopo una partenza in lento, già nella gara di andata, un impianto di gioco e squadra organizzata, con dei contenuti tecnici, poi anche è sempre un ambiente un po' particolare, quindi è un avversario tosto, ma non è che il Matera è un agnellino, anche noi sappiamo che siamo un avversario difficile da affrontare, lo sanno anche loro, per cui ciò che sto dicendo io nei confronti dell'Andria sono sicuro che lo dirà Papagni nei confronti del Matera. Abbiamo rivisto finalmente Matera in gruppo e rientra tra i convocati, abbiamo recuperato Pepe. Sì, Matera rientra, è la prima convocazione, già da un mesettino diciamo, lavora con noi, è un giocatore sulla strada del pieno recupero, dire se sarà impiegato, bisogna andarci con cautela, così come ha recuperato anche Dunjanić e Salandria da quel problema. Quindi i convocati sono 19, a parte i discorsi a cui si continua ad aggiungere Urso. Abbiamo visto settimana un po' qualche problema per i difensori Scognamini e Buschiazzo, niente di grave. A piccoli acciacchi hanno sospeso alcune sedute facendo un po' di lavoro differenziato, ma non ho nessun problema, sono convocati e sono disponibili tutti e due, sia Muschiazzo che Scognamini. Questo problema di Urso, cosa è successo? Perché ci sono state dette tante cose, magari se le può chiarire. Non so quelle le cose che sono state dette, so soltanto che all'esterno ciò che sul piano comportamentale soprattutto avviene lì dentro, non sempre si può dire, io non lo posso fare, tra l'altro sono anche un tesserato, per cui se dovessi esprimere la mia idea professionale sui contenuti etici e morali di Urso sarei deferito. In realtà, ripeto molto sinteticamente quello che ho detto la settimana scorsa, lui vive su un altro pianeta, non rispetta le regole, rispetto alle forme comportamentali, per cui non rientra. Io
nostro modo di essere terreno che appartiene alla sfera di Matera. Probabilmente lui è un livello superiore rispetto a noi, e noi però ci confrontiamo con la realtà. Siamo Matera e abbiamo il dovere di, come posso dire, di rispettare la maglia, di rispettare la nostra professionalità, di rispettare una città, di rispettare una società, di rispettare una tifoseria. Abbiamo il dovere di rispettarlo, ma si rispetta attraverso il rispetto delle regole e non attraverso l'anarchia. Punto. L'impatto avuto con i tifosi è un modo per spronarli in questo ultimo periodo. I tifosi hanno voluto, ma non è che ci sono mai stati lontani, hanno voluto soltanto essere rassicurati sull'atteggiamento mentale dei ragazzi, cosa che in qualche modo io avevo già fatto durante la settimana. Infatti ho detto che la penalizzazione è stata metabolizzata e questo mi ha fatto piacere, che si siano comportati anche loro, perché poi hanno visto proprio visivamente, materialmente, che i ragazzi, tutti quelli che sono disponibili, non quelli che non sono disponibili, anche perché non lo sono mentalmente,